Allora, benvenuti, siamo alla Fondazione Nenni per parlare di Pietro Nenni e la Prima Guerra Mondiale, un libro di Antonio Tedesco, e ne parliamo anche con Carlo Fiordaliso. E vi daremo un po' un'infarinatura di quello che può essere questo titolo in uscita. E partiamo proprio da Carlo con Pietro Nenni e la Grande Guerra e il rapporto che c'era tra questo grande uomo e questo evento sociale e politico estremamente importante e scioccante per il Novecento. Sì, hai ragione. È un evento straordinario nelle sue drammaticità molteplici, però con gli occhi di chi rivive quei fatti 100 anni dopo, c'è lo spazio storico per evidenziare anche alcuni aspetti positivi di quella grande guerra. Allora, gli aspetti negativi sono stati tutti sviscerati dai milioni di morti, le tragedie personali, familiari, politiche. Gli aspetti positivi sono che inconsapevolmente la prima grande guerra ha sancito la fine dei grandi imperi centrali d'Europa, dallo zarismo in Russia all'impero tedesco, all'impero austro-ungarico. Ci rimane un impero che è quello britannico, ma che è avulso dal contesto dell'Europa continentale. Questo è un aspetto molto, molto positivo perché apre l'Europa alle nuove esperienze di democrazia, di dialogo fra le varie nazioni, e in Italia apre con Mazzini prima, con Nenni poi, la strada alla trasformazione dal Regno d'Italia alla Repubblica Italiana. E questo è anche un altro aspetto estremamente importante, visto sotto l'aspetto della democrazia, della partecipazione. E l'altra questione molto positiva è che con la fine della Prima Guerra Mondiale anche le donne entrano a maggior titolo a far parte della vita politica e sociale del nostro paese. Invece per Antonio vorrei chiedere qual è stata la parte più complicata della stesura del libro, perché comunque di libri storici ce ne sono moltissimi. E qual è il punto più complicato nella ricerca e magari quello che anche potrebbe spingere il lettore a comprare il libro proprio per una peculiarità particolare che può avere il titolo, ecco? La fase più complicata della ricerca è stata quella di interpretare alcuni documenti che riguardano l'esperienza militare di Pietro Nenni, soprattutto al fronte. Documenti frammentari, farraginosi in qualche modo, e soprattutto talvolta si contraddicono.
sull'esperienza di Pietro Nenni. Questo lo evidenziò anche Giuseppe Tamburrano nella sua biografia. Per cui era stato difficile interpretare e capire l'esperienza al fronte di Pietro Nenni. Questo è stato sicuramente l'aspetto più complicato, ma anche più affascinante della ricerca. E poi sono riuscito un po' a ricostruire gli anni di Nenni al fronte, perché Nenni combatte in prima linea, è impegnato al fronte, in prima linea, dopo aver fatto, la campagna per l'interventismo nel 1914 e nel 1915, lui parte volontario, si reca alla, caserma Ferretti di Ancona e si presenta lì come, volontario. E da lì poi inizia, questa lunga esperienza, di Pietro Nenni, come del resto, milioni, di italiani. Ma in quel periodo chi è Pietro Nenni? In quel periodo Pietro Nenni è uno degli esponenti più importanti del Partito Repubblicano Italiano. È responsabile della consociazione marchigiana del partito, dopo aver lasciato la segreteria nazionale dei giovani repubblicani, è direttore di un importante giornale repubblicano, Lucifero, è un personaggio noto, di spicco, amico di Mussolini, amico di altri interventisti democratici italiani. L'esperienza al fronte per Nenni è talvolta ricca di soddisfazioni perché lui è repubblicano, è mazziniano, vede nella Prima Guerra Mondiale il completamento, irredentista, il completamento dell'unità nazionale con l'acquisizione di Trento e Trieste. Come l'esperienza al fronte lo vede impegnatissimo, rischia la vita, viene ferito per 2 volte, e lui poi tiene una fitta corrispondenza con diversi giornali per cui racconta quello che accade al fronte, ma man mano che passa il tempo maturerà un'idea diversa sia della guerra sia dell'esercito. E dirà poi dopo la guerra che quell'esperienza per lui è stata una lezione di marxismo, perché si accorge che non era la guerra che lui aveva immaginato, la guerra per l'unificazione delle terre irredente, ma invece era un l'urto tra imperi. E dalle ceneri, come giustamente diceva Carlo Fiordaliso poco fa, è vero che sono stati distrutti alcuni imperi, ma si sono rafforzati altri. È stata di fatto una guerra imperialista. E a pagare il prezzo più elevato, non solo in termini di vite, ma anche di condizioni di diritti sociali, eccetera, è la classe lavoratrice. Quindi può essere una sorta di punto di vista interno per chi volesse approfondire il tema della Grande Guerra. Cioè chi dall'interno ha questa esperienza nella guerra e magari modifica il suo punto di vista in base agli Penso di sì, eventi. perché il pentimento di Nenni, che è lento, lui dice: mi toccava fare un passo avanti e due indietro, e quella maturazione politica di Nenni, e il pentimento di Nenni, fa parte di una crisi che riguarda quasi tutto l'interventismo democratico italiano, che poi comprende che quella guerra di fatto non è stata una guerra antiimperialista o una guerra risorgimentale, ma bensì una guerra moderna, una guerra capitalista, una guerra dove i vari eserciti, le varie potenze hanno dimostrato i progressi della tecnologia, i progressi dello sviluppo nell'ambito così negli armamenti militari, e che quindi i regimi si sono rafforzati, gli imperi si sono rafforzati e il popolo si è impoverito.
Si è impoverito a causa della guerra, si è impoverito perché hanno ridotto i diritti e hanno ridotto le attenzioni e le politiche sociali. E questo non solo in Italia. Allora, il libro è edito da Biblioteca Edizioni, è in uscita in stampa. Sarà presentato in diverse città italiane ed è possibile acquistarlo o richiederlo presso le maggiori librerie nazionali o direttamente chiedendo alla casa editrice Biblioteca Edizioni.